benvenuti ad un nuovo appuntamento, nuova challenge oggi. Ebbene sì, siamo tornati. Anzi, è il ritorno di una vecchia challenge che avevamo fatto neanche un mese fa quasi. La serie prima o poi ritornano. Ma perché siamo tornati? Ci sarà un motivo, no? Torniamo per una motivazione. Quali challenge abbiamo sempre riproposto? Quelle dove si mangia, ovviamente. E queste le riproporremo per sempre. E indoviniamo il motivo, perché qualcuno qui vuole assolutamente approfittarne. Cioè, c'è l'avvocato oggi, veramente, c'è l'avvocato. Oggi siamo in tre sul serio. Non possiamo dire il nominativo della persona che si chiama Vanessa, però non possiamo dirlo. Tutte le volte, comunque, oggi rifaremo la challenge, non è una challenge, assaggeremo di nuovo il cibo reale vs cibo gommoso. Real food vs gummy food. Gummy food, cibo gommoso, quindi caramelloso. E stavolta abbiamo trovato delle caramelle che sono una figata. Io spero che mi capitino solo quelle, perché veramente non vedo l'ora di assaggiarle. Anch'io forse oggi qualche caramellina me la potrei gustare, perché sono delle chicche che abbiamo trovato in trasferta. Sì, delle cose buonissime. È una storia lunga, ma un giorno ve lo racconto. Ma, che poi è un sacco di tempo che vogliamo farlo questo video, quindi continuo a vedere lì le caramelle e a non poterle neanche assaggiare. Sì, perciò è stata una tortura. Quindi direi subito all'avvocatessa, perché è l'avvocatessa quella di oggi, di procedere col primo piatto a random. Sì, andiamo a caso ogni volta. Vabbè, certo, vediamo cosa ci capita. Vado, ovviamente stai sperando cibo normale o cibo gommoso? Vorrei iniziare con cibo reale perché c'è un po' di fatica. Ah, ok, va bene. L'amorino che ti viene, perché ci sono un po' di odori che stanno arrivando qua. Abbiamo preparato cose buone oggi. Arriva il primo. Arriva il primo. Questo è mio. Pesa, attenzione. Sa cos'è? Grazie. Guardate che mega ciotole che abbiamo. Sì, questa volta abbiamo delle cloche grandissime, perché abbiamo delle cose grandissime da assaggiare. Sei pronto? Io sento un buon profumino qui sotto. 3, 2, 1, vai! Io ho trovato le caramelle. I bucatini alla matriciana, no, e io ho la versione, ma ho anche la forchetta addirittura. No. Quindi io ho la versione gommosa. No, non me la sento, voglio cambiare. Immaginavo. Voglio cambiare, cavolo. Perché anche questa volta ci sono i cambi. Sì, possiamo giocarci un cambio, però adesso lo sto mangiando per cortesia. No, vabbè, non volevo cambiartela, non ti avrei mai tolto i bucatini alla matriciana. Mangiamo a vaso. Buonissimi. Quello non avevo mai mangiato le caramelle con una forchetta. Ma c'è sempre la prima volta. No, beh, sì. No, ma ragazzi, vogliamo parlarne? Sono buoni? Ma spaccano. Non sono freddi? No, sono caldi anche. Brava, avvocatessa, sei stata brava. Non devi finire tutto il piatto, no? Non è quella la sfida. Ce n'è ancora un po'. No, ce n'è più. C'è ancora un po'. Guarda che dobbiamo assaggiare un sacco di cose. Ho capito. Siamo ancora al primo assaggio. Beh, sono qua, adesso le finisco dopo, le mettiamo un attimo in microonde. Anch'io, tutte queste. Ti ho messo già frizzando tutta la bocca. Ti sei macchiato? No, bravo, meno male. Buonissimi. Bene, passiamo al secondo. Facciamo al secondo, questi li mettiamo da parte. Sì. Faccio ancora una... Ma vaso! Una rimpolpata, perché... rimpolpata, cioè le sue forchettate sono grandi così. Ma se sto deprendendo vista d'occhio. Guarda, vaso! Hai vinto un piatto in 3 secondi! È qualcosa di incredibile, lui è il cibo veramente. Diciamo questa André non mi ha dispiaciuto. Sì, boh, iniziare dalla pasta, ci credo. Ah, proprio mi ha aperto un po' una voragine adesso. Speriamo che arrivi una bella rimpolpata di roba adesso. Così, cosa vorresti? McChicken. Non c'è questa volta il McChicken. Come non c'è il McChicken? Avvocato! È andata bene l'altra volta, ma... questa volta nessun McChicken. Facciamo una lettera adesso all'avvocato. Di reclama, va bene. Giustamento per giustificato motivo. Qual è il giustificato motivo? Acquisto di McChicken in data odierna le si contesta che non è stato acquistato il McChicken che l'altra volta c'era. Tra l'altro vi lascio nell'info box il video babaso.
Vi lascio nell'info box il video dell'altra volta dove vedete me che mangio il McChicken e Baso che mangia l'hamburgerino di gomma. Sì, l'hamburgerino piccolino. Io invece nell'info box vi lascio la ricetta dei bucatini alla matriciana. Mi raccomando, per chi volesse sperimentare, sperimentate pure. Mi raccomando, fondamentale il peperoncino. Adesso andiamo avanti per giorni questi bucatini. Un piccolo tutto nell'info box. Va bene, passiamo al secondo assaggio. Andiamo, proceda pure, assistente. Quello è il mio, quindi trascina. Trasciniamo. È tutto pesante. Allora, oggi questo è un po' più leggero. No, pesa. Sono io che sono forte. Ah, ho capito. grazie. Andiamo? Cambiamo invece di 3, 2, 1? Vuoi cambiare piatto? Facciamo no, facciamo i ribelli. Ok, cosa facciamo? Invece di 3, 2, 1 facciamo 1, 2, 3. Ok, va bene, quindi tiriamo su al 3. Che ribelli! Al 3 proprio 1, 2, 3. Ok. Oppure 1, 2, 3 e andiamo. Dai, vado! 1, 2, 3! Ciliegie! Andiamo! Le ciliegie normali, io queste qui fantastiche. Guarda che carine quelle, sì, lì, sono bellissime. Queste qui sono quelle proprio che stanno di ciliegia in teoria. Sì? Cioè, ragazzi, fanno un casino di ciliegia. Sì, ecco qua. Le mangiavo da anni. Ti piacciono le ciliegie? Non lo sapevo, ma... Il gelato alla Marena non lo vuole mai, adesso ti piacciono le ciliegie. Marena o ciliegia, scusa? Vabbè, la Marena è una ciliegia più... cioè una... È una... Dai, Baso, mi imbarazzi. È una varietà di... Allora, la Marena è una varietà di ciliegie. Tratto da una storia falsa. È vero che è una varietà di ciliegie. Visto? Ma sta parlando col gatto. No, non è vero. No, mi sta dando ragione che fa... Allora, la Marena, il gelato è una cosa. Il gelato... Allora, non puoi mettere gelato e amarena in una stessa frase. Partiamo da questo presupposto. Perché? Perché non è buono il gelato. A me non piace, sinceramente, il gelato. È fior amarena. Di latte variegato alla Marena. Cosa c'è che non ti piace? Fior di latte variegato alla Marena. Certo. Fior di latte da una parte, variegato alla Marena dall'altra. Va bene. A me piace le ciliegie così. Ultima caramella, sono buonissime queste caramelle. Molto buone anche le ciliegie normali. Beh, sì. Procediamo subito col terzo assaggio. Speriamo che ci sia qualcosa di normale per me, perché ho mangiato solo caramelle. Ma per ora per me sta andando benissimo. Sì, boh, questa volta sei stato più fortunato. Ma io ho l'avvocato e l'assistente di famiglia. Mi sa che l'ha corrotto, altro che, perché sta prendendo lui tutte le cose da mangiare, le ovvio, più buone. Ovvio. Vediamo la prossima. C'è stata una fase di corruzione intensa. Immagino. Attenzione! La pizza! E sono tutte due pizze diverse però, Due pizze diverse, perché una è pizza e l'altra è pizza. È pizza, cioè sono tutti e due cartoni della pizza. Sono due cartoni della pizza e pesano tutte e due allo stesso modo. Sì, adesso vediamo. 3, 2, 1, apriamo. Uè, io ho la pizza grande! No, vabbè, ma che figata è la mia, la pizza gommosa. La sua è la pizza gommosa con un sacco di cose buonissime. Liquirizia! Questo sembra la liquirizia? No. Non è liquirizia. Io ho la pizza 4 stagioni invece. Ah, buona. Quella vera. Che bella la pizza. Sì, che figata. Vuoi per cambio? No, nessun cambio adesso. Così vola? No, io mangio questa. Ma neanche una liquirizia faccio è stata messa? No, mi sa di no. Però ci sono... Guarda questi qua che sembrano, sono bellissimi perché sembrano dei peperoni. E secondo me questi qua sono anche molto buoni. Questi sono, sì. Vado, Questa è la mozzarella. Finalmente cibo. Anche per me. Non ti piacciono? No. No. La mia è molto molto buona. La mia è molto molto gommosa. Sì? Sì. No, la mia. Queste cosa sono? Sembrano banane queste qua. Non so che sono le banane. Le bananas. Queste ci devono sempre essere le babalo. Piacciono le banane. Ci devono sempre essere le banane in ogni video ormai. Allora. Ci sarà un collegamento, Ma non tornano. Intanto ce l'ho più questa volta. Le banane? Beh, ovvio che un uomo abbia la banana. Poi ci sono anche gli orsetti, l'ovetto. L'ovetto. Tutto c'è. Dove sono? Opla! Non è vero, non sono l'ovetto qua. È tutto da mangiare, no? No. E questo filoso cos'è? Il filante? Sono tipo gli spaghetti sulla pizza. Ah, no. Ecco, questo già è più... È meno caramelloso. È meno caramelloso, meno invasivo. È molto particolare. È una sorta di liquirizia. Però non liquirizia è liquirizia rossa? Non è liquirizia rossa. Ma poi vuoi dire sta liquirizia rossa dove l'hai vista? Ma dappertutto, l'abbiamo presa anche da Tiger. Ah sì? No. Non mi so bene sta cosa. Non abbiamo fatto anche un video assaggio. Sì, devo mangiarmi la pizza, la voglio anch'io. È buonissima. Ma veramente... è stupenda questa pizza. Cosa, se c'è un pezzettino? No? Ti è capitata la pizza? No, però magari sei ci conosciamo. Ma non è. Abbiamo confidenza, magari piacere.
L'ultimo pezzettino. Quale pezzettino? No, questo è mio. Questo qui posso? Questo vai, tutto tuo. Vai, piegala come, come sai fare tu. Vai. Ma poi 2 ore per mangiare, fai così. Ma no! Ma che morso hai dato? Guarda, buonissima. Buonissima questa pizza. Tanta roba. Ma tanta, tanta roba. Abbiamo scoperto un nuovo posto dove riandremo a prendere la pizza. Sì, sì, ma questa mettila da parte. Certo, insieme alla matriciana. Mettiamo la pizza da parte. Grazie, grazie. Dopo la scaldiamo. Sì, dopo la scaldiamo. Quanto mi piace sta challenge, mi fa impazzire. Fateci sapere se volete vedere per la gioia di Baso una... No, in realtà io vorrei fare la... una cosa che ho visto io. Che cosa vorresti fare? Una cosa carina, invece di fare cibo reale vs cibo gommoso, vorrei fare cibo reale vs cibo light. Sì, secondo me puoi. Fateci sapere se non può cosa essere. Cosa sento dalle mie orecchie? Vale retro. Tipo, non lo so, la mozzarella normale. Molto bella. E la mozzarella light. Light. Il gelato normale e il gelato di verdure. Non mi toccare il gelato. Secondo me è una challenge carina, quindi fatecelo sapere. Guarda, ho già assaggiato l'altra volta il gelato vegetariano. Adesso, cos'era? Il gelato di verdure. Alle verdure. E mi era piaciuto, ne ha mangiato un sacco tutti i testimoni. Cioè, ma non si provano emozioni sul non light. È vero. Come la Coca Zero, la Coca Light. È bravissimo, una cosa del genere. No, Fanta Zero, sempre... Fanta Zero non esiste, l'ho inventata io adesso. La serie televisiva che sta guardando ultimamente. Ma non è vero. Sì, sì, sì. Tu hai solo serie TV se metti a guardare. Ho capito. Adesso mi guardo questo. 3 giorni finisce la stagione. A che stagione sei? Ma è l'ottava. 24 ore su 24 si mette lì. Ma non è vero, è Baso che sta dicendo cose non vere. Se mi piacciono ne guardo un po' più puntate. Un po' più puntate. Possiamo passare al quarto assaggio. Ma sì, io mi sto divertendo. Andiamo, andiamo. Cosa ci tocca adesso? Vai. Non lo so. Procediamo col prossimo assaggio, assistente. Venga pure. Questo venga è il quarto. Pure. È il quarto, ma quarto quando ti diverti il tempo vola. Sì. E anche gli assaggi volano. Venga pure, venga pure. Andiamo col quarto. Per chi è? Per lei? Può parlare? È il mio. Sì. No, forse. Mio? Oh. Ok. Questo è per me? Sì, come fa? Sì, è per lui. Sì, sì, dica. Dai, prendi il tuo assaggio. Sì, un pochettino pesa. Il mio anche un pochino. Quindi, ci siamo? Cambiamo un'altra volta? Invece di 1, 2, 3? No, prima ho fatto 3, 2, 1. No, hai fatto 3, 2, 1. Non ti sei neanche accorto. Sei talmente preso da quello che devi mangiare che non ti sei neanche accorto. Facciamo 3, 2, 1 che porta bene allora. Dai, 3, 2, 1. Piano, vado. Nero! Va, Nero! Mi fa questo sushi! Nero! Mi sta frustrando! Il mio è bellissimo! Sushi! No, vabbè, ma guarda che sono Nero. Simili! È bellissimo! Guarda come, guarda, le caramelle che fanno finta di essere delle alghe! Le caramelle che fanno finta di essere... Fate le furbe, caramelle! Le aspetto fuori, Qui c'è la salsina di soia! Che forte, è bellissimo! E qui c'è il wasabi! E questo che cos'è? Questo queste è... sono le bacchette! Le bacchette che però sono un po' morte. Ho capito, ma sono morte. Ognuno utilizza gli attrezzi guarda, che guarda qui, no. Oh mio Dio! Ma guarda che figata! No, vabbè, è bellissimo. E qui c'è proprio il pescetto, il pesciolino. Questo qua sarebbe quello col salmone. Esatto, uguale. Ma visto che lei ci che figata! Andiamo, provvediamo. Dai, siccome hai una ciotolina per la salsa di soia. Mettila. No, niente ciotolina. Dai. Zero proprio. Yeah, assaggiala. Vado con questo... Il marshmallow. No, un po' di salsa di soia però si poteva. Buono. Buono, buono. Usa questa di salsa di soia. No, grazie. Prendo un maki. Io ce l'ho il maki. Questo questi qua sono simili maki. Sì, ma sono enormi. Ognuno ha quello che si merita. Baso, per favore. La porti via. Io assaggio questo. Questo andrà mangiato tutto insieme. Mm-hmm. Che ha la... No, vabbè, ma guarda, è bellissimo. Cioè, stupendo. È fatto veramente bene. Guarda, vorrei spendere 2 parole per questo sushi che hai preso. Mm. Molto bello, molto buono. Ma bellissima, veramente. Ci tengo a sottolinearlo, Io non riesco neanche a masticarlo. Tranquilla, io ho trovato la modalità per metterci la salsa di soia. No, no. Vai, 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 mettiamo. Oh, guarda qua sul maki come va. Come viaggia bene. Questo qui è ultimo, vai, questo vai. È quello con il... Tu l'hai assaggiato quello al salmone, Questo è strano. Cosa perché la caramella morbida. Sembra che mando giù. Ci vediamo dopo. Consigli per gli acquisti, volete provare un sushi buono e fresco? Venite qua da Osta, assaggerete del... No! Oh! Oh, salsa di soia sulla guardo! C'è il solito danno. Ma che parte esce? Tipo la bocca piena. Per cortesia, assistente! E uno scotch.
del giorno scorso. Come hai fatto? Abbiamo sporcato la tovaglia, ragazzi. Non abbiamo, hai sporcato. No, è stata colpa sua che mi ha distratto. Ma non è vero. Grazie, grazie mille, gentilissimo, cordiale. Asciughiamo. Non si è visto nulla, tranquillo. Ma come non si è visto nulla? No, non si è visto nulla. La salsa di soia va via. Dov'è che va? Va via? Non so, magari l'hanno chiamata, dove deve andare? Basta, va via, guarda come sta bene però intinta con la tovaglia. Non è intinta con la tovaglia, non sta bene. Prendiamo l'altra salsa di soia e disegniamo delle chiazze da tutte le parti, così è un super caso. Basta, togliamo questa cosa, sennò stiamo male. Ma scusa, aspetta un attimo, finiamo il sushi, facciamo bene le cose. Per non lo finiamo il sushi. Sì, sì, va, finiamo, finiamo. L'ultimo, dai, l'ultimo. L'ultimo. Poi lo lascio. Con le bacchette solite di fortuna. Guarda che è arrivato un mio amico che è bello grosso. Così gli diamo da mangiare che è un po' fatiscente. Ma allora, quindi a che assaggio siamo? Boh, siamo quinto, sesto dovremmo essere, una roba del genere. Ok, me ne mancano pochi comunque, sì, per fortuna, perché... Ma gli sgocci, c'è ancora un po' di... Le ancora, certo. Meno male che c'è quella matriciana lì che... che ti sta aspettando. Che buona che era. Dai, andiamo col prossimo. Tra l'altro abbiamo cambiato la tovaglia, eh? Sì, sì, abbiamo cambiato la tovaglia perché c'è qualcuno cambiata. Ci ha buttato la salsa chi? Di soia. Chi è stato a buttare la salsa di soia? Chi è stato dei due a buttare la salsa? È stato mio, è stato morto. Certo. No? Casinisti, come al solito, ma non si può stare tranquilli. Ma andiamo, procediamo. Questo perché? Qua è leggermente alzato, E quindi io intravedo qualcosina e voglio un secondo fare il cambio. Te lo passo. Chiedo il cambio. No, tienilo, chiedo il cambio. Io prendo l'altro. Sì, secondo me in questo caso sì. E questo è il mio, lo so, ho fatto il cambio un po' a sgamo, però sì, tanto l'avrei fatto quando aprivamo, secondo me, di questo. Perché ma magari ho capito che male, cos'è. No, sei no. Sicuro che hai capito? Mi è andata benissimo. Ricordati che io dietro le quinte ho della corruzione. Che beh, lo so, ma questa volta secondo me ho capito fin troppo bene. Andiamo. Ho fatto benissimo. Ho letto di bene. No, io ho il mio super baratto. No, non è un barattolo, è un boccale. No, com'è che si chiama? Boccale. Si chiama boccale di stavo birra. Dicendo boccaglio, ma va bene. Ho il mio super boccale. Non ce la posso fare. Per favore, vietate ai minori questa visione, questi termini non il boccaglio è quello con cui si va sott'acqua. Va bene, parliamo. Sì, è così, il boccaglio per con la maschera e il boccaglio. Non sarebbe stata passa. Bere birra nei boccali, non mi viene la parola. Va bene, andiamo avanti, beviamo per cortesia prima di andare verso cose che non ci convincono. E io cioè, bevi tu, io mi mangio. Vabbè, GG ragazzi, io mi ricordo quando ero all'ottobre. La mia è fatta con i marshmallow. Sì. Questo è di Gressonè, tra l'altro. C'era la festa della birra di Gressonè. E quella che c'è in questo? No. Assistente, dov'è quello dell'Ottoberfest? Porca di quella. Praticamente, ragazzi, tre giorni spettacolari. No, tutte le volte il racconto dell'Ottoberfest lo sanno a memoria anche loro. Ormai. Fai spagnolo la parola. Vado. C'erano le montagne russe a 100 metri. No, era il calcio in culo a 100 metri. Calcio in culo. Sto cosa che girava così. Tu. Ed è solo una piccola parte di quello che. Che già sapete perché ve l'ha raccontato nei vlog. Piccolo aneddoto, vi racconto, ho perso per un attimo. Il gruppo ed avevo il cellulare scarico, quindi sì. Immaginate me da solo con 5.000 persone lì e non trovare i tuoi amici col cellulare scarico e non sapevi e come poi li hai trovati, questa è la storia, bellissima storia. Siamo comunque cile, ragazzi. Comunque il mio è fatto di marshmallow e sotto ci sono gli orsetti gommosi, mi sa che sono a forma, sì, sono gli orsetti gommosi dello stesso colore della birra, cioè è incredibile. Ma guarda cittino. No, io ma non ti piace. No. Marshmallow per me. È un po' caldina, eh? Un po' calda? Un po' calda. Io sto per calma. Stare male a forza di mangiare caramelle. Deve essere gelata, mettiamo in frigo che la beviamo dopo, per favore, dai. Sai che ci stava questo sorsetto? Sì, sorsetto. È andato avanti a bere birra tutto il tempo. Mi era rimasto incastrato quel pezzettino di pancetta. Dice la matriciana che ti sta aspettando. Era qua col sgrassato. Ha sgrassato. La birra sgrassa. Poi mi raccomando un bicchiere anche di vino. Io non ce la faccio più a mangiare caramelle. Cioè mi auguro vivamente di non avere caramelle di nuovo. Perché se posso cambiare di nuovo? Sì, se vuoi puoi cambiare. Io però non ho cambiato. Io posso controllare i cambiamenti. Ah, uff. Vabbè, vediamo cosa mi arriva. Prego. Per lei? Questo è il mio. Sì. Sempre, non parla. Andiamo. FBI, protezione testimoni, grazie. E questo è il tuo. È sempre così? Ok, sì. Questo, vabbè, non no, non cambio. Andiamo. Se non vale, Ho sentito le differenze di peso, ti distrai sempre. Adesso facciamo in inglese. 3, 2, 1, go. Okay. Al go, però. Al go alziamo, va bene. Fallo tu, però. Al go, Al go. 3, 2, 1, go! Olè! Io ho le ciambelle vere e tu hai le ciambelle finte, che stavano anche cadendo. Sì, infatti, ma cos'è? No, due sono ciambelline.
cacatine. E io devo mangiare sta roba qua. E io devo mangiare sta roba qua. Queste ciambelline cacatine. Chi le ha scelte? Volevi queste? Vuoi un pezzettino di ciambelline? No. Mi accontento di queste? Certo. Io ho mangiato caramelle prima adesso. Ma di cosa sanno? Di cosa sanno? Sono le frizzi tipo. Ah sì, non te l'avevo detto. No. Sì, si vedeva, vedi quanto zucchero. Ma mi sta risucchiando tipo. È una cosa acidissima. Perché si vede che non sa, cioè non è dolce. La mia anche non è il massimo. Ma faccio un mix dentro qua? Sì, anch'io. Ero malissimo tra mezz'ora, lo so. C'è l'intestino che sta parlando, vamos a ballar. Ma dai! E sta mi dando il ban. Vamos a bailar. Baila, no. Nai, 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 nai. Cioè, è un classico degli anni 90. Vamos a bailar, nai, nai, nai. Non è neanche nai, nai, nai. Io ti posso dire gne, gne, gne. Te dici gne, gne, gne. Era nai, nai, nai. Sì, adesso fammi un'altra. A sere. Ah, è questa, va. Ah, questa. Ah, de ebe se de ebe di mai. Ma aspetti, tu mi prendi. Ma di ande bui ande bui di pi. A sere he. E così dice. Facciamo se tu non vuoi avere di Miguel così. Dai, andiamo a l'ultimo assaggio, cioè, per favore. Alla fine, inedito. Alla fine facciamo l'inedito. Comunque, mi raccomando, ragazzi, se vedete delle cose così, non mangiatele. Mai più. Siamo purtroppo giunti alla conclusione di questo video. Meno male, cioè io sto male veramente. Credo di avere tutte le labbra piene di zucchero. No, io ancora no, però avrò delle conseguenze a breve. Cioè, tutte le cose che ho mangiato io erano zuccherate, a parte quella pizza buonissima che avrei finito e che non ancora. Mi sono mangiato quella specie di mozzarella gommosa che cos'ha quella della pizza? Di plastica. Ma non era mozzarella, era secondo me era il pomodoro tipo peperone, non lo so. Era buono tutto comunque. No, per carità. Le caramelle erano tutte buone, a me piacevano. Caramelle, ci abbiamo la glicemia che è sì. 300.000 oggi. Veramente sto malissimo, sono preoccupatissima per l'ultimo assaggio, non so se ce la faccio. No, finora siamo giunti già fino a qui e già è già qualcosa. Pensavo di non arrivarci. Allora procediamo con l'ultimo, speriamo che sia. Vediamo che cos'è. Questo? Sempre il mio, perché quello che ti passa no, okay. È il mio. E chissà chi sarà il secondo. Per chi sarà che siamo in questo due? Perché per me. E chi sarà mai? Non me l'aspettavo. Ti giuro, non me l'aspettavo. Andiamo, dai. No. Oh, aspetta. Facciamo ore. Ok. E boh. Ma sono identici, sono venuti uguali. Che carino! Perfetto! Questo è l'ovetto mini, questo. Ma si rompe! Non mi toccare! Dai, voglio provare! Dai. Voglio provare a rompere! È il mio ovetto! Io oggi sto continuando a mangiare caramelle con le posate. Si potrebbe avere un crostino di pane? No! No! L'assaggio è questo! Carboidrati, qualcosina? Andiamo! È salato almeno? Perché ci tengo! Allora. Le uova però mi piacciono, le caramelle. Cosa stai facendo? Ma siamo sicuri che questo qua non è quello gommoso, perché è un po'. Ok, si spacca. L'hai cotto un sacco. Guarda che ce la faccio, gommoso più voglio me. Voglio vedere se si rompe qua, dai. Lo spacco io. Vai, non si rompe. Ma di cosa è fatto? Cos'è? Era questo qui quello di... Era più gommoso il tuo del mio. Ma non si muove, guardate, guarda. No, e non si è ancora spaccato. Stava per sporcare un'altra trovata. Ma che sto parlando? Andiamo a fare ho mangiato troppi zuccheri. Un corso su internet. Ritrova l'italiano insieme a noi. Sono almeno tre lezioni. Ho mangiato troppi zuccheri, mi fa malissimo qua dentro. Ragazzi, mi raccomando, c'era. Quello che state per vedere, non fatelo a casa. Lo stai facendo? Non ripetetelo. Non lo fare. No, Basu, non lo fare. No. Mm-hmm. No, siamo tutti veramente schifati. Addio, Basu, ma come fai? Mm-hmm. Io non ci credo che l'hai già mandato giù. Sì, però. Ma com'è possibile? Mancava il sale. Mancava il sale, va bene. Cioè, scusate, che vuole stiamo facendo qua? Ma cosa siamo? Vuoi la birra? Ma è un docettino di birra, grazie. Poi se c'è ancora un po' di matriciana. No, cos'era? Bucatini? Sì. Dai. No. Avete un minuto? Aspettate solo un attimo. Cosa stai facendo? Sto bevendo. Ah, ho capito. Perfetto, grazie. Quindi siamo arrivati alla fine, non so come, di che questo bello. Video, anche questa volta. Ma è bello, vuoi mettere tranquilli in più? Vieni a fare con noi questa challenge. Tranquilla. No, mamma mia. Mi raccomando, però adesso parliamo seriamente. Cosa facciamo? Per questa tipologia di video. Ho già chiesto in passato dei like, ti ricordi? Sì, a se c'è cosa che era. A se, ok. Per questo video, qui lo dico e qui lo dico. E qui lo ridico, vai. Minimo. Minimo.
almeno quanti? Satisfied, giusto, almeno satisfied, like, okay. Non troppo, non esagerate, no. Solo dico perché l'altra volta avete fatto satisfied. Non dovete fare Sassesminè, perché se fate Sassesminè è un casino. Fateci sapere se volete vedere un'altra tipologia di video di questo tipo, tanto sia io che Baso abbiamo scovato un sacco di caramelle, e fateci sapere se volete vedere quella fantastica cibo reale vs cibo light. Sì, vi do due consigli. Secondo me sarà fantastica. Mi piacciono le lasagne, dai, le polpette. Ma cosa gli frega loro? Le polpette della nonna, tanta roba che te le giri, ma buonissime. Cosa c'entra con la challenge? Certo. Trovatemi delle polpette light, faccio le polpette light. Ah, per light. Fare le di caramelle. Lasagne, tirami su a caramella, deve essere una figata. Poi se volete anche spedirmi il tiramisù, va bene. Ma vado! Non è un problema, cioè io la non dovete lì. Assolutamente ascoltarlo come al solito. Comunque, noi vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!